primo intervento del professor Giorgio Lorenz, che ha una lunghissima esperienza di ricerca, in particolare sui problemi della valutazione. Ha lavorato in numerosi progetti europei, abbiamo avuto anche la possibilità di averlo come commissario in concorsi per professori italiani. Ha lavorato nel progetto INES dell'OCSE, da tempo collabora con Gaetano Domenici e con la nostra rivista, ed è stato un punto di riferimento dei convegni che abbiamo fatto a Roma sulle tematiche della valutazione, dell'insegnamento, della ricerca su la evidence based. Grazie, poi cominciamo. Grazie per l'invito, Pietro, grazie per introdurmi, buongiorno a tutti. Allora, provo a parlare italiano, comunque i slide sono in inglese, così non so se si funziona bene. Se non va bene l'italiano questa volta, posso anche forse cambiare all'inglese. Allora, il tema è la valutazione migliora i risultati di apprendimento. E, quando sono venuto prima in Italia e ho provato per la prima volta a fare una presentazione in italiano, era tutto scritto per me e ho letto. E la cosa che mi hanno fatto dire, diciamo così, era misurare il maiale non lo rendo grasso, e questo è veramente l'essenza del mio, della problematica di cui sono parlando, perché conosciamo la valutazione per un'attività a sé, no? È importante di sapere se le cose sono andate bene o male. Però c'è anche un'altra prospettiva, c'è sempre anche stato nel mondo di valutazione l'idea che i risultati di valutazione sono utilizzati per i policy maker e sono utilizzati anche per gli insegnanti. E, però mia domanda in questa presentazione è ancora un po' più ambiziosa, perché non solo guardo, diciamo, sì, un processo di utilizzazione dei risultati di valutazione, però anche sì, tutto questo ha anche un effetto sugli esiti dei allievi. La mia perspettiva di ricerca è sempre stato educational effectiveness, implica che sei sempre interessato in la domanda che effetto hanno le condizioni dell'insegnamento, organizzazione del sistema educativo sugli esiti. Questo è il mio focus e anche oggi la presentazione va su questo. Measuring the pig does not make it fat, però comunque abbiamo questa aspirazione che ha un impatto. E parlo oggi di due applicazioni. Uno c'è sul livello del sistema nazionale e guardiamo i risultati che sono lì sull'effetto di paesi che hanno un esame e altri paesi che non hanno un esame. È sempre una cosa semplice. Poi guardiamo anche un po' l'idea di valutazione formativa nelle aule, dove c'è un legame più diretto, no, con la valutazione e la pratica di miglioramento.
Ma in questo campo sono adesso due situazioni. Abbiamo i ricercatori che sono molto prudenti e provano di creare un base per un evidence base, una polizia basata sui fatti. Però dall'altra parte abbiamo anche persone che fanno una forza di popolarizzare questi risultati. E a volte no, la popolarizzazione va un po' oltre, al di là, un po' troppo lontano e un po' lontano dai fatti. E sono due personaggi che sono, non so se conoscete Andreas Schleicher, lui è il capo di progetto PISA di L'OCSE, ha veramente una reputazione empirica forte. L'altro personaggio è Dylan William, che è conosciuto per la valutazione formativa, però tutti e due fanno anche diciamo popolarizzazione del loro lavoro, che sono vanno un po' in direzione di essere guru, no? Sono anche chiamato guru indicativo, no? Quando stiamo parlando di una parte evidence-based, altra parte guri o guru, non so se sia il plurale di guru, però è una cosa un po' difficile, no? E Andreas Schleicher, per essere più concreto, ho guardato i risultati di PISA, ho fatto l'osservazione che paesi che hanno un esame centrale fanno alla media 16 punti più alto che paesi che non hanno un esame. E Dylan William ha fatto anche dichiarazione che dico in inglese questa volta: formative assessment would at the minimum raise pupils' GCSE scores by between 1 and 2 grades. So that's, c'è un effetto molto grosso, molto ampio, no? Quando io vedo questo tipo di pronunciazione sono immediatamente molto critico. Andiamo a vedere un po' come che puoi dire su questo. No, prima i risultati di Schleicher, un effetto di punto, un effect size di punto 16 è piccolo, no? Quando prendi in conto i norme che sono normali. E peraltro questo è un, diciamo, un effetto grosso, non si è fatto un correzione per altri fattori che possono essere dietro questo comprazione, questo effetto. Quando è fatto i risultati sono totalmente diversi, lo faccio vedere subito. E poi quando sei sull'idea di falsificazione, sappiamo che quando c'è il proposito, tutti i sigli sono bianchi, questo non è più vero quando troviamo un solo siglio che è nero. E quando applichiamo questo ragionamento a questi risultati, sono alcuni sigli neri molto interessanti, per esempio la Belgica Flamingo, dove non hanno esame, però i risultati su PISA sono abbastanza alti. Qua non so se è ben visibile, però questa è una ricerca che abbiamo fatto anche su risultati di PISA 2009, in questa volta, in questo caso. Abbiamo fatto un'analisi un po' più complessa, abbiamo fatto un multi-level structural equation model, che è qualcosa più grosso di un correlazione semplice. Però lì la cosa importante, qui abbiamo controllato per il livello socio-economico media delle scuole e anche dei allievi individuali. E poi
le cifre alla sinistra sono gli effetti diretti fra esame in questo caso e achievement, esiti. E lì vediamo che quando abbiamo fatto questo controllo, l'effetto diretto di esame è proprio zero, non c'è più. Così non è così certo che abbiamo veramente qualcosa forte qui. Allora, che possiamo dire su questo? Naturalmente il contesto del libro di Schleicher, dove si fa la citazione di questo effetto size, punto 16, è un contesto per mostrare come paesi che non fanno così bene possono migliorare. Allora, il consiglio è, quando non hai ancora un esame, crea un esame, no? Semplice così. E quando guardiamo l'evidence, veramente non siamo così certi, no? L'evidenza è un po' debole. Però dobbiamo anche guardare un'altra cosa, no? Perché in questo campo di ricerca, anche io sono parte di questo, abbiamo lavorato molto in un modo stretto, empirico, no? Guardiamo i dati e non pensiamo molto di più, eh? Non c'è molto teoria, non c'è neanche molto riflessione, come, perché quando troviamo qualcosa che è un correlazione, dobbiamo anche chiedere come funziona, che è dietro di questo. No, in campo di valutazione, anche in campo di, in questa applicazione di esame, abbiamo, diciamo, una teoria di pratica che può spiegare perché un esame nazionale, standard based, può avere un effetto positivo al livello di insegnamento in un paese. Perché sono alcuni meccanismi, diciamo, a livello individuale gli studenti sono motivati per far bene sull'esame, no? È chiaro, si chiama high stakes in inglese. C'è anche una possibilità di utilizzare questi risultati di esame come indicatore di output del sistema, e questo è utilizzato in una cosa che si è chiamato accountability, rendicontazione, per vedere se le scuole fanno abbastanza bene. No? Questa è anche una tematica che è molto in discussione adesso. Poi c'è anche con l'esame, c'è un possibilità di feedback, no? di prendere in atto il risultato, per esempio sul livello di una scuola, e fare un comparazione con altre scuole, fare un comparazione con il passato, stiamo migliorando, stiamo facendo meglio. Così c'è un elemento anche di feedback e di learning basato sul feedback. Finalmente le esami hanno anche un effetto sul curriculum. Questo in modo negativo è spiegato con teaching to the test, no? Sappiamo che è dentro, che è il contenuto dell'esame, allora questo è importante per insegnare. E questo è condannato, non è pensato bene. Nello stesso tempo abbiamo un altro concetto, si chiama opportunity to learn, dove che dica, ok, quando vogliamo avere successo con la nostra educazione, almeno dobbiamo insegnare quello che è stato verificato. Le cose che sono in un esame devono essere importanti, no? C'è un processo per costruire esame che è molto lavorato, no? È molto expertise e tutto. Allora è anche logico che le scuole si focalizzano sugli esami. E allora c'è un dibattito se c'è un bene o un male, però io penso che è infatti un meccanismo
positivo che possiamo anche gestire in un modo che prenda via gli aspetti un po' discutibili di teaching to the test. No. In altre parole, sono alcune spiegazioni che sono dietro questa semplice correlazione e sono interessanti, è veramente interessante anche per approfondire, perché, ok, non approfondisco adesso, una volta, perché non abbiamo tanto tempo. Allora, cominciamo alla seconda parte della presentazione sul formative assessment. C'è David Williams, che ha fatto molto lavoro su questo, è molto conosciuto anche in Olanda, chiamato dal Ministero, da corsi a scuola e tutto, e lui è un caso interessante, penso, perché si manifesta come un guru, però è anche un ricercatore molto serio, non c'è niente da criticare sul suo lavoro, ha fatto tutte le cose diciamo con molto cura. Nello stesso tempo, quando ho guardato per questa presentazione un po' sulle pubblicazioni, sono cose molto diverse, no? Ci sono anche altri che hanno controllato questo lavoro, questo studio di Bell, per esempio, perché lui William ha avuto queste clay di effect size di 0.4-0.6, e loro hanno provato di replicarlo, non hanno trovato, e anche più in generale hanno trovato che spesso i risultati, no, i effetti sono positivi, che capitano di essere positivi, sono ricevono molto più interesse, sono più seguito, sono più anche pubblicato, così c'è un bias positivo, no? Vogliamo sempre vedere le cose che funzionano bene, quando non troviamo effetto è bad news, no? Questo è difficile, no? non vogliamo sapere, ok. Però David Williams ha visto tutto, ha fatto tutto lui, perché lui ha anche criticato i meta-analisi su queste, che ha prodotto questi risultati. Infatti lui è stato molto conseguente, non ha fatto lui meta-analisi, però nello stesso tempo fa queste claim che sono enormi e non sono in corrispondenza con i risultati. Anche lì, allora, diciamo, i risultati ci sono, però sono, non sono certi come importante, come forte. Per esempio, noi abbiamo fatto meta-analisi su alcuni aspetti anche della valutazione e abbiamo effect size molto piccola, molto piccola. Consistentemente piccolo. Una volta, quando io ho fatto una presentazione, uno ha detto: ah, voi di Trent avete sempre risultati piccoli. Come, ok, è un po' noioso questo, no? Un po' meno grave, diciamo. Però non posso fare niente, sono i risultati e tutti possono controllare, è possibile così. Però anche lì, nonostante i risultati un po' piccoli, abbiamo un teoria più o meno convincente che è una buona idea di fare formative assessment. Feedback e controllare, no? Cercare per punti forti, punti deboli, poi focalizzare dove migliorare, tutto questo meccanismo è comprensibile che questo è qualcosa che può avere un buon effetto.
c'è anche nel repertoire, no, dell'insegnante qualcosa che si chiama pedagogico content knowledge, che è una cosa un po' complessa, però è molto cruciale, no? C'è molto cruciale nella valutazione formativa di fare il passo del diagnosis alla terapia, no? Sappiamo che non funziona bene, e allora che possiamo fare? Lì abbiamo bisogno di knowledge, conoscenza strumentale o teorico basato su risultati anche lì, però anche molto sulla professionalità dei insegnanti. Questo c'è il concetto di pedagogico content knowledge. Insomma, abbiamo idea perché la valutazione formativa può funzionare, è importante. Allora, siamo adesso alla domanda ancora. Does evaluation improve learning outcomes? E la risposta può essere abbiamo buona ragione e un po' di evidenza. No, non so se questo è un mista che può soddisfare, però c'è un misto un po' particolare, però c'è anche, penso io, se è sottovalutato sapere perché le cose possono funzionare così, almeno c'è un po' di pensiero dietro che può confermare alcune cose. L'evidence è discutabile, dobbiamo anche affrontare la verità che il nostro campo di ricerca educativa è una cosa molto difficile, molto complesso, è praticamente molto difficile di fare tutto bene, no? Anche quando puoi applicare metodi sperimentali e tutti, no? Sempre è molto complesso e sono tante ragioni perché un effect size può essere più o meno grande di un genere metodologico. Però un altro fenomeno che dobbiamo riconoscere è che c'è una tendenzione di sopravvalutare gli effect size. Io credo che quando siamo onesti i risultati devono essere considerati come piccoli, no? Secondo le norme che sono. E questo è una conclusione molto importante, penso, perché va al contrario di molte cose, no? Va al contrario di politiche nazionali di istruzione che cambiano tutti i due anni e aspettano grossi effetti di questo, no? Non va così facile di cambiare qualcosa. Sono stato altri studi basati su diverse versioni di PISA e si può adesso seguire dal 2000 al 2015, e quando fai un grafico dove sono i risultati medi dei vari paesi, sono quasi linee orizzontali, sono pochissimi cambiamenti. Anche in un periodo di 15 anni, quando ci sono, e c'è anche investigato questo, quando ci sono grossi cambiamenti, spesso non dipendono su qualcosa che è fatto nella politica educativa, però dipendono da situazione fuori, più ampio della società e non del treatment dell'educazione. Finalmente, c'è anche una cosa che è molto un po' particolare, perché sono tanti metodi specifici che sono anche molto diversi di solo background. Per esempio, ricerca che fa un po' ragione fra l'istruzione basata sul costruttivismo
e di altro parte direct IT più strutturato, e spesso questi studi mostrano che non ci sono differences, diversificazioni significative. E queste sono due cose che sono molto diverse nello stesso. Allora, che significa quando queste due funzionano più o meno ugualmente bene? No, si deve pensare che c'è, o dipende dalla situazione, o c'è qualcosa, un fenomeno più largo dietro di questo, che spiega tutti e due, no? Diciamo un certo focus nell'insegnamento, un certo attitudine dei insegnanti. Ci ha fatto un proposta di concetti come focus teaching, come active teaching, che uniti questi due, no? E anche questo c'è un secondo me sono risultati un po' controversari, che fanno pensiero, no? Perché queste sono interessanti. E allora, su questo adesso io sono dedicato di lavorare e faccio un piccolo reference. È venuto un libro mio nel 2016 in inglese, è stato adesso tradotto in italiano e sarà disponibile, non so adesso già, però sarà disponibile dal website di Infalsi, e lì sono molte altre cose che sono altre riflessioni su questo tema. Vi ringrazio molto. Grazie, io credo sia molto importante, parlo per i più giovani, tenere conto che le riflessioni che gli ci ha fatto per farci capire che a volte i risultati della ricerca scientifica vanno presi con prudenza, che c'è il rischio di generalizzare, c'è un po' una smania di vedere degli effetti di quello che facciamo e quindi di supervalutare dei risultati. Qualche volta anche da grandi ricercatori vengono affermazioni poco critiche, quando il nostro amico del PISA, Andreas Leicher, dice che i paesi con esami formali hanno risultati più alti, lo dice sulla base del test PISA, e quindi hanno risultati più alti a un test formale come gli esami che hanno fatto, nel senso che si addestrano a fare test del tipo di quelli del PISA. Sui risultati complessivi dal punto di vista educativo è possibile sapere poco. Qualche volta, per voi che state cominciando a studiare, perché più oltre ai colleghi ci sono gli studenti universitari, c'è una voglia di ricette dalla ricerca scientifica. Invece credo che la ricerca scientifica sia soprattutto la voglia di cercare di capire, e quando i risultati sono piccoli vuol dire che ciò che stiamo cercando di capire è più complicato e forse anche più appassionante.